anche in contesti molto più sofisticati. Solita funzione. Solita funzione. C'è un teorema molto importante, di nuovo, che lascio ai colleghi di analisi dirvi quali sono le condizioni affinché il teorema valga, cioè che la funzione non deve avere patologie. Shhh, cortesia. È che asserisce che l'integrale indefinito della funzione nell'intervallo AB, l'area sotto la funzione, e questo provo prima a raccontarvi un po' prima di scrivere l'enunciato. Allora, l'enunciato asserisce che tra A e B, qua in mezzo, c'è un valore di x speciale che io potrei usare per individuare l'altezza della funzione a cui è associata l'altezza di una funzione proprio giusta per fare un unico rettangolo di larghezza BA, B-A, e proprio l'altezza giusta per dare l'area corretta. Detto da culo, quindi provo a disegnarlo. Allora, facciamo così: se io scelgo questo punto qua, l'altezza del rettangolo associato sarebbe questo, cioè se prendo questo punto e dico prendo questa altezza, è evidente che sto sottostimando. Potrei dire, vai, consideriamo il valore più alto, eccolo qua, se prendo questo punto qui, è evidente che questo punto, se faccio un rettangolo che è proprio alto quanto il valore più alto, è ovvio che sto sovrastimando. Potrei prendere questo punto e questo punto è... cosa dite? Io dico che sto sovrastimando, no? Qua sto sovrastimando, però vedete, quindi facciamo una cosa del genere: troviamo un punto qua in mezzo dove io riuscirei a individuare un'altezza che mi dà, che mi compensa le sovrastime e le sottostime in modo da dare il valore proprio giusto. Cioè io voglio trovare un rettangolo, che abbia l'area giusta. Un unico rettangolo che abbia l'area proprio uguale all'area sotto la funzione. Quindi tutto il trucco è la base che è fissata, è A, è B meno A. Quindi la base qui è B meno A. Il problema è regolare l'altezza in maniera da avere l'area giusta. Ok? Una volta che trovo quell'altezza, ho individuato la X corretta. Vediamo un attimo se riesco a fare il disegno. Allora, è così più o meno. Quindi provo questa altezza qua. Potrebbe andare bene? Qua sottostimo, qua sovrastimo, no? È troppo basso. Siete d'accordo? Provo ad alzare un po'. Stiamo avvicinandoci. Questa qua che è di troppo, sto sovrastimando qua, qua sto sottostimando, quindi mi sto cercando di trovare l'altezza giusta, sto cercando di regolare questa altezza qua in modo che questa area qua sia esattamente uguale a quella, a questa qua che sto evidenziando. Capite il gioco? Mi accorgo di non averlo detto molto bene, ma spero che col disegno si capisca. Io sto cercando di regolare l'altezza di questo rettangolone che ha la base B-A. Sto cercando di regolare l'altezza in modo che quello che è qui è esattamente uguale a quello che è qui, in modo che l'area sotto la funzione sia corretta, che dia proprio questo valore qua. Quindi probabilmente un po' più su. Una cosa del genere, vi convince un po'? Forse ho esagerato, forse era una via di mezzo tra questi due, quindi sono abbastanza vicino.
sono abbastanza vicino. Quindi asserisco che questo valore qua, questo x qui, questo x speciale, non so, la chiamiamo eta, che quel valore di x, io posso dire che l'area sotto funzione è uguale a un rettangolone, che ha base b meno a e ha altezza f eta. Ok? Siete d'accordo? C'è qualcuno che non ha capito il gioco? Chiedo perdono per averlo spiegato male, ma il disegno credo che si capisca. Io sto regolando in modo da avere un unico rettangolo che abbia l'area giusta. Una volta che ho regolato l'altezza, individuo quindi questo è il valore della funzione che mi darebbe la risposta giusta. È associata chiaramente a questa scelta di eta. Quindi il teorema asserisce che se la funzione non ha patologie particolari, esiste una eta, esiste una x, esiste una eta che è compresa tra a e b, non so dov'è, ma il teorema asserisce che anche se non so dov'è, c'è. E per quel valore di eta avrei che f di eta per b meno a è proprio l'area giusta. Beh, è scritto qua sopra, non c'era motivo di scriverlo. Ok? Questo si chiama il teorema della media, in teoria l'avete vista. Sì? E questo valore qui, f di eta, si chiama il valore medio della funzione. Il valore medio, quindi maschile, il valore medio di f nell'intervallo AB, si intende, cambiate l'intervallo AB e ovviamente il valore medio cambierà, quindi il valore medio è relativo a quell'intervallo, è quel valore della funzione che moltiplicato per b meno a vi dà l'area della funzione complicata sotto la funzione complicata. E qual è il valore medio? Il valore medio è uguale a 1 fratto b meno a, cioè per l'area complessiva. D'accordo? Va bene? È un teorema estremamente importante che useremo anche in contesti dove parleremo di cose ben più complicate dell'integrale ordinario, ok? Dove parleremo di circuitazioni, di flussi. Chissà cos'è una circuitazione? Chissà cos'è un flusso? Quindi il teorema della media è estremamente potente. Tra l'altro, non so se ve l'hanno fatto vedere, ma quando voi fate la media di, non so, un tot numero di numeri, com'è che fate la media? Se io prendo la vostra statura, se vi faccio togliere le scarpe e mettere qua dritti e segno la vostra altezza, poi prendo questi numeri, come faccio a calcolare la media? Cosa faccio? Quindi se ho x1, x2, ho xn numeri, per calcolare la media, di solito anche il simbolo della media, o la gente usa una barra sopra, oppure scrive media, oppure scrive anche così, che è un valore fico. I matematici o gli statistici usano questo simbolo qua, quindi io potrei fare così. Il valore medio della funzione, questo è il valore medio di x, intende? Cos'è? È uguale alla somma del xi diviso n. Notate la somiglianza e anche la differenza tra questa formula e quella là. Questa è la somma, qua dividete per il numero dei numeri e là dividete
per la misura dell'insieme su cui state integrando. Avete mai sentito parlare della misura dell'insieme su cui si integra? La parola misura, gli analisti, cioè i professori di analisi, hanno usata nella teoria dell'integrazione, la misura? Mai sentita? Va bene, teorema estremamente importante, eh? Va bene, allora c'è un collegamento molto importante tra, cosa avevo scritto qua, la famosa tabellina, avevamo quelle funzioni f tali che la derivata di f era proprio f piccolo, ok? E c'è un... c'è un collegamento molto importante, un teorema di analisi che dice una cosa del genere, che l'integrale definito di questa funzione qui, in the x, questa qua è la vostra f, per intenderci, f piccolo, sì? Dovreste conoscere questo teorema che lega quindi l'antiderivata e l'integrale definito, che lega gli integrali indefiniti con quelli definiti. Quindi calcolo dell'area sotto una funzione delimitata da x uguale a e x uguale b si riconduce a calcolare o conoscere l'integrale indefinito. Quindi questo problema qui si risolve non appena voi conoscete la f maiuscolo, cioè se voi dovete calcolare l'area sotto questa funzione qui è una puttanata nella misura in cui conoscete questa, perché se conoscete il suo integrale indefinito l'area sotto la funzione è semplicemente la differenza tra il valore dell'integrale indefinito calcolato in b meno il valore dell'integrale indefinito calcolato in a. È un teorema fondamentale che dovreste conoscere, sì? E credo che scrivendola così diventa quasi immediato capirlo. Cioè, se questa qua, chi è? È quella funzione che è derivato, il mio italiano stamattina è terribile, è una funzione la cui derivata deve coincidere con f piccola, se voi la scrivete così, questo enunciato dovrebbe essere immediato. Perché cos'è un integrale? È una somma di rettangoli. Cos'è una derivata? È un rapporto incrementale. Cos'è un integrale definito? Una somma di rettangoli. Dovete subito rispondere a voi stessi o a qualcuno che vi chiede la domanda. Lo studente ideale, quando studia, dovrebbe ogni tanto chiedersi: ma cos'è questo? Anche se l'ha già studiato 10 volte, deve poter fermarsi e dire: io riesco a riassumere in poche battute con una frase elegante cos'è questo concetto complicato? Cos'è un integrale? Quindi questa qua potete fare la stima, scrivere la stima di questo signore. È una sommatoria di tanti di questi, no? Moltiplicati per delta xi. Quindi fate una cosa del genere. Si intende con questo, anzi questa parentesi forse è eccessiva, e questa cos'è? FB meno FA. Pensateci, convincetevi della plausibilità di questo teorema. Per esempio questo qua potrebbe essere, cos'è la differenza, per esempio la F1 chi è?
la F1 è la delta F1 si prende, è la differenza tra F1, F calcolato in un punto, facciamo X1, meno il valore FA. Delta F2, cioè cosa sto facendo? Dovete immaginare che io ho diviso l'asse X in tanti valori. Questo è X uguale A, questo è XB, questo è X1, questo è X2, questo è X3. Ok? Quindi delta F1 cos'è? È la differenza tra il valore di F in questo punto meno il valore di F in questo punto. F2 cosa sarà? È la differenza di F in questo punto meno e meno F in questo punto. Quindi ho F di X2 meno F calcolato in X1. Quindi se io faccio questo sistematicamente fino ad esaurire, facciamo qua, quindi la somma da 1 a n dei delta Fi sarà uguale a questo più questo, Fx1 meno F di A più Fx2 meno F di X1 più chi sarà la F3? Anticipatemi, 3 meno 2, sì? Quindi ho Fx3 meno F di X2, eccetera, 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 fino ad arrivare al penultimo, delta F di n-1, cosa sarà? Allora, questo era F1, F2, quindi vedete la struttura? F2 è il valore pedice e il pedice meno 1, quindi la Fn-1 è F di xn-1 meno F x-2, n-2 e x di n-2. Vediamo la successiva. Delta Fn è uguale a F di xn meno F di xn-1. Ma chi è xn? Vabbè, qua è solo questione di mettersi d'accordo. Quindi ho 1, 2, 3. Come chiameremo il penultimo? La chiamiamo n o n-1? E facendo coincidere xn con b? Non cambia niente, quindi facciamo pure così. Che n più 1 è proprio b. Quindi sto facendo... No, siccome io voglio fare n somme, questo è... Un attimo, devo arrivarci da solo. Se io ho questo è A e questo è B, ho 1, 2, 3, 4 intervalli. Quindi se chiamo questo X1, questo X2 e questo X3, ecco, vedete? Se io ho n uguale a 4, allora questo qui è n-1, d'accordo? Quindi questo qui è n-1. n-1. Quindi questo è il primo e il secondo. 1, 2, 3, 4. Questo è il primo e questo è l'ennesimo, l'ultimo. Enf, ennesimo. E l'ennesimo è X e B. D'accordo? Mi seguite? Quindi io qua sto facendo più, e devo scrivere l'ultimo. Questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, poi ho l'ennesimo, anzi ho l'n-1esimo, che è questo qui, che è f di xn-1 meno f di xn-2, e poi l'ultimo, che è questo qua. Ok, questo è l'n-1esimo e questo è l'ultimo, l'ennesimo e ultimo.
Guardate cosa succede. F in x1 si cancella con questo. Via! Via! La x2 e questo fx2 si cancella con questo. Track! Track! La x3 cancellerà. Si cancellano sempre? Ma chi è che non si cancella? Questo verrà cancellato da uno. Questo qui cancella questo. E avete lui che sopravvive. E lui che sopravvive. F in B meno F in A. Provate a ricostruirlo, anche se non l'ho raccontato molto, molto bene, ma dovrebbe essere semplice. Quindi quello che sto solo dicendo è che in fondo questo enunciato è un teorema fondamentale, si riesce a spiegarlo alla vostra zia con un po' di pazienza. Dovete solo ricordarle cos'è un integrale. È in ultima analisi una stima. Ah, qua c'è la F maiuscola qua. E quindi alla fine la f piccola può essere sostituita dalla derivata dalla f grande rispetto alla piccola, perché quello è la proprietà della f grande, è quella funzione la cui derivata è proprio f piccola. Quindi facendo questo passaggio qui, a questo punto è abbastanza facile convincersi di questa risposta. Dovreste essere in grado di convincervi. E la notazione vi aiuta qua. Perché guardate, in fondo è quello che sto facendo, di nuovo, sto per fare la cosa che inorriderebbe un matematico, però vi incoraggio a farlo nella vostra testa, perché la notazione è stata inventata apposta. Perché quello che sto per fare adesso è esattamente quello che ho fatto con la scrittura qua complicata, con i sì, con le sommatorie, i pedici. Ma voi potete fare a meno di fare quei ragionamenti, guardate la notazione. Sto per fare una cosa orribile. Cosa faccio con questo integrale? Faccio, divido questo con questo. Non fatelo a voce alta e non fate così su un foglio di carta in presenza di un matematico. Vi scuoia vivi, ma nella vostra testa fatelo. Perché avendo fatto questo, l'integrale, questo qua, cosa diventa? Sì? E se qualcuno vi scrive una cosa del genere, e lo scriveremo, questo è uno degli integrali più semplici che esistono, ce n'è uno ancora più semplice. Perché qual è l'integrando? La funzione 1. E quindi il grafico della funzione è questa. E voi dovete trovare l'area sotto la funzione 1 tra A e B. E quanto è? L'area di un rettangolo che è largo B meno A ed è alto 1. Quindi questo è uguale a B meno A. Oui. Quindi vedete, questo cos'è? Questo sta dicendo che questa roba qua è la somma di tanti delta FI, ed ecco che ricado in quello che ho fatto pochi minuti fa. Un integrale cos'è? È una somma. Ed ecco che, ripeto, potete rimpostare il conto che ho fatto poco fa. Forse questo è il modo più limpido di farvi notare l'utilità della notazione. Questa notazione è comoda proprio perché vi permette di fare questo subito. Va bene? Chi ha già visto queste cose? L'enunciato spero di sì. Teorema fondamentale che lega gli integrali definiti con quelli indefiniti. Questo lo conoscevate sì o no? No. La dimostrazione come è stata fatta? Simile a come l'ho fatto io? Non ho dimostrato, solo far vedere, è un giocare. Un po' da certoni, un po' da fisici, i matematici non lo direbbero, però voi dovete cogliere il concetto, il succo. Questa è una sommatoria, questa è una sommatoria, alla fine è il valore finale della funzione meno il valore iniziale.
Allora, forse è il caso di fare qualche esempio semplice. Per esempio, in fisica spesso avremo a che fare con integrali di questo tipo. Avremo a che fare giallo, tutto coperto di gesso bianco. Non ho usato i colori gessi colorati oggi. Ci possono essere delle forze. Cos'è una forza? Ve lo dirò. È un problema di matematica. Ci sono delle forze che dipendono da x, dalla posizione. E si vorrà calcolare il lavoro. E il lavoro sarà un integrale da che so, ad A a B. Questo rappresenterà il lavoro della forza nel portare la particella dalla posizione A alla posizione B. Quindi integrali di questo tipo dovremmo farli. Ad esempio, se la forza è di questo tipo, una forza di questo tipo è lineare, raddoppia se io raddoppio x, è negativa, nel senso che se questo è x, questo è x uguale a 0, chiamo questo le x positive e faccio il grafico della funzione della forza, questa qua, vedete che quando x è positivo la forza è negativa. Quando x è negativa la forza è positiva, quindi io vi chiedo di fare il grafico ed è un grafico che è così, ok? Vorrebbe essere una retta, questo mi accorgo che non lo è, ho il problema di tirare linee dritte, non hai bisogno di una specie di righello. Ok, questo coefficiente qui regola la pendenza della retta. Potrei avere una retta che è così, quindi ho due valori di k. Quale di questi due ha il valore di k più grande, secondo voi? Dai. Via. Questa qua ha il valore di k più grande. In che senso? Beh, se io scelgo un valore di x, a parità di x, questo oggetto qui mi dà una forza di un certo valore, d'accordo, è negativa, ma questo oggetto mi dà una forza sempre negativa, ma molto più importante. Quindi è questa qua che ha un coefficiente più grande. Quel coefficiente del corso la chiameremo il coefficiente elastico, ok? Una forza di questo tipo si chiama, questa la legge di Hooke, che era più o meno un contemporaneo di Newton, e il sistema fisica, l'oggetto fisico che può erogare, non è la parola giusta, può fornirvi una forza siffatta è per esempio una molla. Se voi allungate la molla, la forza vuole riaccorciare la molla, quindi se voi allungate la molla la forza è indietro, se voi comprimete la molla, la forza è in avanti, vuole allungarsi. Lo vedremo durante il corso. Quindi adesso io vi chiedo, calcoliamo il lavoro della forza di Hooke nel portarvi, che so, da 0 a un certo valore, mettiamoci, che so, A. Quindi qual è la forza, qual è il lavoro che la molla esercita o compie nel portare il corpo dalla posizione x uguale a 0 a una posizione x uguale ad A? Allora, questo è il lavoro e bisogna calcolarlo. Allora, cosa fa? Teoremi degli integrali. Perché è legittimo portare fuori le costanti? Perché l'avete imparato a memoria o perché avete capito che un integrale è una somma di rettangoli? E quindi se questa è la vostra funzione, che so, questa è la vostra funzione qua, f di x, e voi costruite un'altra funzione, che so, g di x, che è uguale ad a volte f di x, e supponete che a sia uguale a 2, per fissare le idee, cosa vuol dire? Che il valore della funzione qua, se il valore della funzione f è questa, qual è il valore della funzione g? È due volte questa.
se la funzione in questo punto vale questo, quanto vale g in questo stesso punto? Track. A proposito, track ho scoperto 2 anni fa con orrore che in portoghese vuol dire piccola scorreggia. Ok? Quindi la funzione g è 2 volte a, 2 volte f. Quindi se io mi chiedo qual è l'area sotto la funzione g, se questo è un rettangolo che rappresenta la funzione f, un rettangolo alto e doppio rappresenta la funzione g. Quindi è evidente che il teorema che dice che l'integrale di una funzione moltiplicata per una costante, l'integrale definito di una funzione moltiplicata per una costante è quella costante che moltiplica l'integrale definito della funzione. È una puttanata! Perché viene dalla proprietà delle aree dei rettangoli. Se raddoppiate l'altezza di tutti i rettangoli, l'area complessiva è raddoppiata. Quindi questo è un banale teorema. A questo punto avete questo da fare. Allora cosa fate? Mentalmente vi chiedete, perché è sempre bene chiedersi cosa sta succedendo, eh? È chiaro che questa è una delle funzioni che era nella tabellina delle funzioni che uno studente dovrebbe sapere. Però uno potrebbe anche soffermarsi nel ripassare a se stesso i concetti, un integrale definito è l'area sotto la funzione. Quindi, a parte il meno k, guardiamo questo. Qual è il grafico della funzione? È la funzione x. Quindi è un grafico che se ne va a 45 gradi, passa per lo zero, e io sto chiedendomi qual è l'area sotto questa funzione qui da x uguale a 0 a x uguale ad a. Allora, supponete che questo sia il valore di x uguale ad a e voi dovete calcolare l'area sotto la funzione. È chiaro che quella funzione è molto semplice, è l'area di una forma geometrica che conoscete benissimo, è un triangolo. E qual è l'area di un triangolo? È base più altezza di ISO 2. Ok? Quindi l'area è uguale a la base quant'è? È A. Ok? La base è A. Quant'è l'altezza? Siccome la funzione è y uguale x, l'altezza è A. Questo è A, e quindi l'area è 1/2 a². E quindi tutto questo è uguale a, c'è il meno k davanti, meno 1/2 k². E avete calcolato il lavoro che una molla di Hooke compie nel portare una particella dalla posizione 0 alla posizione A. Poi ci sono forze molto più divertenti. Per esempio c'è la forza di gravitazione, no? O c'è la forza di Coulomb, che dovreste sapere, però ovviamente è l'argomento del corso, quindi io do per scontato che nessuno, che darò per scontato pochi concetti di fisica. La forza di gravitazione sarà una funzione di x fatta così. Per cortesia, sarà una cosa del genere. Lasciamo perdere la fisica, guardiamo la matematica. Qual è il lavoro? Tanto questa funzione qua, la x, dove è definita? Questa sarà, anzi, diciamo così, è meglio avere già un po' in mente qual è lo scenario. Lo scenario è questo, che abbiamo, guardiamo solo dal punto di vista matematico, do l'input matematico e basta, che x appartiene all'insieme con lo 0 escluso, ok? Semiretta positiva, non è definita per x negativi e non è definita per x uguale a 0 ovviamente, perché x è nel denominatore. Quindi la semiretta positiva con lo 0 escluso. Qual è il lavoro di questa funzione? Per andare, che so, da una posizione x1 a una posizione x2. Allora,
uno non corre mai, usa bene le parentesi, perché le parentesi servono per stare attenti a dove sono i segni meno. Poi cosa fa? Dice, ok, io ho il problema, uso il solito teorema, come abbiamo appena detto, il segno meno e le costanti escono fuori, e mi si riconduce il problema, quindi è un problema molto ben definito matematicamente. Che è questo qui. E quanto è? Di nuovo, voi usate il teorema che vi ho appena detto, anche qua è il residuo del teorema, quindi è meno gmn che deve moltiplicare cosa? Io voglio usate il teorema e usate la tabellina di stamattina, dai, qual è l'integrale indefinito? Perché basta che voi scrivete l'integrale indefinito calcolato in x2 meno l'integrale indefinito calcolato in x1. Quindi qual è l'integrale indefinito? Ci avete la tabellina? Cos'è? Che funzione derivandola vi dà 1 su x quadro? Che funzione è? Dovreste saperlo, qualcuno me lo alza la mano e me lo declama? O devo tirare a sorte? Lo sa, signorina? Bravo. Pochino. Più C. Ok, questa è l'integrale definita. Quindi dovete fare meno 1 su x2 meno, perché questo meno, meno 1 su x1. Anzi, andiamo una cosa per così di nuovo si capisce, perché questo è, quindi devo fare più c, eh? Ok, questo è proprio l'enunciato. Ovviamente, come potete benissimo capire, e mi pento di non averlo fatto nella legge di Hooke, perché è importante notare questo, che voi dovete poter usare qualsiasi integrale indefinito, quindi qualsiasi valore di C in teoria voi dovreste portarlo dentro, però dovreste capire che proprio perché dovete fare la funzione valutato, la funzione f grande valutato in x2 meno il valore della funzione f grande calcolato in x1, avete la c qua e la c qua, qualsiasi valore di c sono sempre le stesse perché state usando questo valore di f, questa è la f che state usando, questa è la f, quindi preso una f, qualsiasi c voi mettiate qua, la metterete qui, la metterete anche qui e si cancelleranno, ok? Si cancelleranno e quindi ovviamente questo meno quindi la risposta finale è meno, beh, qua abbiamo un sacco di meno, andiamo per gli altri, va? Quindi prima eliminiamo questo meno qua, quindi 1 su x1 meno 1 su x2, ok? Poi possiamo disfarci anche di questo segno meno e diventa ok? E a questo punto direi che il mio corso comincia martedì. Io faccio gli elettrici e telecomunicazioni, i meccanici e gli elettrici. Ok? Bene, ci fermiamo qua.